nell'illusione di Luisa sulla saggezza interiore, no? Che è un cavallo. In questo caso un cavallo, ieri ho visto un unicorno bianco, oggi l'ho riconosciuto come un bellissimo cavallo che non da tutta parte. E lì, da lì è come ho avuto probabilmente un approfondimento, nel senso che sono proprio scesa dalla barca, a quel punto basta, sono andata. E quando tu hai detto adesso siete pronti per tornare ad applicare quello che avete imparato, prima che tu iniziassi a contare, quelle parole ho aperto gli occhi. Ho vissuto un'esperienza. Comunque piacevole molto. E questo prima passaggio dei pazienti, così ecco, sentivo un senso di unità, non mi ha disturbato, cioè come se io fossi il paziente e me tutti insieme abbiamo lo stesso destino, quindi una circolarità dell'esperienza. Perfetto, grazie. Ma io invece, al contrario di tutti voi, ho una grande invidia di voi, ma nel senso positivo adesso la spiego. Perché per me è molto difficile entrare in trans, molto molto difficile, perché tutti quanti si sono resi conto che io ho un problema con la respirazione russo praticamente, no? E quindi quando sono un po' più disteso con il respiro faccio fatica perché mi rendo conto che è russo e quindi hai paura di disturbare, ho paura degli altri, no? Che mi posso disturbare, eccetera. L'unica visione che ho avuto era quello di un sentiero, di un percorso che io potevo fare piano piano. C'era questo sentiero, questo percorso continuo che io potevo cominciare a fare e poi anche proseguire. Però questa storia del fatto che comunque c'è questo problema di respiro, che non riesco a distendermi come dovrei, io mi sta un po' condizionando, no? Certo. E da qui questa invidia, insomma, costruttiva, per cui io sono contento di promuovere, non ho visto gli abbracci, non ho visto nulla, perché faccio veramente fatica. Ogni volta. Cioè sei terrorizzato di non discutere. Mi dà disagio per voi, tutti quanti voi, che potete entrare in trance e io potrei essere disturbo in qualche momento, no? Basta dire che più sentirete intorno a voi il russare, in maggior profondità entrerete. Così faceva Erickson. Si può girare la cosa e utilizzare anche così, no? E che noi ti autorizziamo che puoi russare come vuoi. È sempre più forte. È più forte sarà, più ci rilassiamo e più abbraccio sarà forte. Lui si è preoccupato che non hai russato. No, perché non hai russato. Io ho detto, non ha russato, ma mica non mi ha dato fastidio. Esatto, non è lo sapete, cioè nel senso sì, va bene, sì. Ma io sono trattenuto tutte le volte perché ho paura, perché io so, cioè non è che so direttamente, tutte le persone così sanno che quando io dormo non so forte, no? E allora siccome sono di questa cosa, cerco di trattenermi per non provocare. Da oggi pomeriggio sei libero. Sei libero. Da tutti sei autorizzato. Va bene. Volevi dire? No, è che una cosa che mi lascia un po' perplesso, no, questa cosa qua. Magari può essere anche una difesa, ho pensato io, no? La mia personale difesa nel non lasciarmi andare, può essere anche quella, però c'è un motivo proprio fisico, no? Sì, questo. Credo che sia sufficiente per proprio non lasciarsi andare con questa preoccupazione che potresti dare fastidio, diventare ridicolo, eccetera, sì, per certo. Cui non è una cosa semplice, sì. Ok, grazie, ora tu. Mi chiedo se io ho russato perché mi sono perso facilmente, quindi no. Non so dire. Sono contento di averla registrata perché i vissuti che voi avete raccontato sono quindi mi piace l'idea di proporre, quindi non avrei nulla da aggiungere perché mi sono perso rapidamente. Mi ha infastidito a un certo punto la musica che era cambiata, no? Mi sono perché gli sembrava già la fine e poi ancora la musica era un pochino così più dura, diversa rispetto a diversa, esatto. C'era un misto di sì. Grazie, tu?
io praticamente la stessa cosa della signora col caschetto, sino che io immaginavo gli abbracci, era una cosa dolcissima. Poi quando ho pensato alla barca, all'acqua, io sulla barca ci vedevo le persone a mancare vive, vive oggi, e io mi sono poi aperto gli occhi, non sono riuscita ad andare avanti. Quindi è una paura. C'era questo... La paura per loro. Preoccupazione per loro? Ma no, in realtà io non sono preoccupata, non c'è un motivo, probabilmente un motivo che possiamo avere più motivo, però non lo so, ho avuto questo flash, io ho visto e dico, mamma, mi sono sbagliata, ho perso gli occhi, tanto, è qualcosa simile, no? Sì, come lo interpreteresti? Ok, va bene, allora vi ringrazio, adesso abbiamo... qua sentiamo la Luisa. Io mi sono profondamente rilassata. Senza russare. Ne ho approfittato per immaginare un fiordo e un ponte che andava verso un'altra riva pieno di fiori. Poi dopo mi sono persa profondità delle persone. Io non riesco a vedere la morte come al di là del fiume, per me è... Sono rimasto di qua. Sì, cioè no, nel senso che secondo me la morte non fa parte di un passaggio, fa parte... di essere, no, non so come spiegarlo, però faccio fatica a visualizzare. Hamlet, il principe danese, dice essere o non essere, questo, this is the question, e la successiva proprio seduta è fatta per pazienti che esplicitamente considerano che con la morte si perde la coscienza e dunque tutto. E io faccio una piccola introduzione perché fra 10 minuti noi dobbiamo già uscire, però almeno entrare in questa problematica e dopo vi faccio questa seduta dopo il pranzo. Si può dire che probabilmente in Europa la maggioranza delle persone ammettono che ci sia, se non Dio nel senso cristiano, perché le radici di Europa sono quelle cristiane, che ci sia qualche cosa, qualche intelligenza, qualche essere, l'universo, l'eterno. E direi forse la maggioranza crede che ci sia qualcosa dopo la morte, e come vi ho accennato, oggi è molto di moda credere, perché questo è fede, dico credere perché scientifico non c'è nulla di sicuro, scientifico è che con la morte cerebrale la persona non può più muoversi, eccetera. E forse la fede nella vita dopo la morte è nata nell'Egitto, perché pensavano che nei sogni, quando si sognava la persona, questa persona è in realtà viva e torna indietro, perché non sapevano analizzare sogni. Per cui questo potrebbe essere proprio nei termini scientifici spiegazione da dove viene questa fede nella vita dopo la morte. Cioè sogni, io sogno mio padre, non so cos'è il sogno, non so come lavora il mio cervello, 4.000, 5.000, 10.000 anni indietro, e immagino, allora deve esistere, deve in un'altra dimensione. Però al di là di questo c'è un numero consistente delle persone che dice no, dopo la morte non c'è nulla. Anche quelli che magari dicono che c'è Dio, ma dopo la morte non c'è nulla. Noi dobbiamo tenere conto di questo gruppo e fare anche per loro adeguata terapia, adeguata
adeguato accompagnamento, rispettando dire loro fede, perché c'è tutto, poi si spezza su in realtà fede, perché per cui sono stati gli epicurei che dicevano: quando siamo noi non c'è la morte, era un gruppo filosofico, e quando c'è la morte non siamo più noi, per cui perché preoccuparsi? E anche il fatto che oggi la morte è rimossa nella società moderna è la migliore difesa davanti alla morte, perché noi non pensiamo alla morte. Pensiamo, non esiste il problema, quando verrà, verrà, ma intanto viviamo, viviamo il momento presente, viviamo pienamente, eccetera. Ovviamente quando poi siamo nelle situazioni particolarmente pesanti, crisi di vita, perdita di senso di vita, queste cose vengono in mente e siamo obbligati a occuparcene. Ma finché siamo sani, abbiamo un certo benessere economico, eccetera, queste cose nella quotidianità non entra così in mente, perché noi vediamo tanta morte alla televisione, eccetera, ogni giorno. Se pensate quanti bambini muoiono di fame ogni giorno, qui stiamo parlando e migliaia di bambini solo di fame, la causa della morte è la fame. Poi non parliamo delle guerre che succedono, e ovviamente ci parleranno quello che succede in Belgio, ma non si dice quanta gente muore in Africa ogni giorno. Questo non interessa a nessuno, e muoiono migliaia di persone, non 10-15. Per cui la morte c'è, però finché non tocca a noi, non ci dice il medico: ah, caro signore, lei ha 3 mesi di vita, oppure 2 anni di vita, se va bene, o non dice la stessa cosa sui nostri familiari, questa morte non ci tocca. Cioè ci tocca solo con una precisa diagnosi. E qui ovviamente dipende molto dalla nostra credenza, che interpretazione diamo, perché in realtà la morte spaventa, crea l'ansia, soprattutto per questo aspetto del congedo. Io qualcosa devo abbandonare, con qualcosa devo congedarmi, no? E questo desiderio, come il collega ci ha raccontato prima, del papà che dopo anni ritorna nel sogno e lo abbraccia, eccetera, quanto desiderio è di questo papà che ha perso all'età di 7 anni, no? Enorme. Per cui, e come anche ciascuno di noi, c'è questo anche molto interessante, c'è la voglia di essere eterni, non morire. Solo nelle forti patologie, oppure quando la vita diventa talmente insopportabile che è una sofferenza unica, cioè ogni parte del mio corpo cioè non funziona, sto male, a volte sentiamo che queste persone dicono: io preferisco morire, perché non c'è più nulla, la vita diventa una pura sofferenza, e anche spesso la mente non va bene, per cui in questi casi le persone desiderano di morire. Ma una persona che è sana, che funziona, pur avendo l'età anche di 90 anni, è ancora qualcosa. Vedete, la regina d'Inghilterra celebra 90 anni, è piena di vita e probabilmente andrà avanti nel suo... no? Per cui, perché in realtà quella... Adesso dire l'anima non fa parte della psicologia, ma quella parte che c'è dentro di noi, come l'io, non ha età in realtà. Per cui ho 90 anni, mi posso sentire come 15,
Io recentemente ho avuto compleanno e mi hanno chiesto quanto e ho detto 28 anni. Per cui c'è una distorsione a volte anche della realtà, ma comunque ecco, noi dobbiamo parlare ai nostri pazienti, probabilmente che la maggioranza è quella che qualche cosa potrebbe esserci e ci auguriamo che ci sia qualche cosa perché corrisponde a questo istinto di esserci sempre, per cui trattiamo paziente in questi termini. Poi una parte legata alla ricetta di una concreta religione, per cui musulmani, quelli paradiso con le vergini e tutte queste cose. Sapete perché si porta il foulard nell'Islam? Che non è solo per distinguere donna da uomo, ma fondamentalmente la donna musulmana che porterà durante tutta la sua vita il foulard o burqa, questo poi non si fa differenza perché dipende poi dall'intensità della spiegazione del Corano, ma deve essere coperta per arrivare al paradiso, al cielo, altrimenti non sarà premiata se non ha portato il foulard. Così mi hanno detto le donne egiziane, noi lo portiamo per meritarci il paradiso dopo la morte. Interessante, perché non se ne parla così. Una volta che ne portavamo in e una volta si portava anche, molte cose sono proprio legate alla cultura e si portavano, sì. E poi le suore finora portano la testa coperta. Per cui abbiamo questo gruppo, io non so se voi siate d'accordo con me che probabilmente la maggioranza ammette che potesse esserci qualcosa. Siete d'accordo? È probabile per voi? Sì, culturalmente. Mentre c'è la gente poi molto radicata che dice dopo la morte non c'è niente e poi che ci sono gruppi legati alla religione dove c'è concretamente descritto come sarà, nel senso cristiano, musulmano, buddista, induista, eccetera, no? Ecco, noi come terapeuti dobbiamo essere capaci ad ogni di questo gruppo parlare e accompagnare la persona, no? Questo non significa che è la nostra fede, no? Però è rispetto verso la persona che abbraccia, per cui adesso dopo il pranzo ci rivolgeremo a... Poi certamente abbraccio, questo è il linguaggio universale, perché nessuno può rifiutare questo, però dire quando c'è la morte non ci siamo noi significa che effettivamente c'è la distruzione del nostro organismo, di conseguenza non c'è nulla dopo di noi e c'è trasformazione del nostro corpo, al massimo viviamo nei nostri figli, nel nostro lavoro. No? Professor Weibacher, per esempio, nel libro, quello che ha scritto, vive nelle parole che ha scritto, no? Così diventa eterno in questo senso, però lui non si direbbe, non è più consapevole, la consapevolezza si perde. Ecco, per cui io ho considerato come il mio dovere prepararvi per ciascuno di questo gruppo, sapere come parlare, come rivolgersi e come soddisfare il paziente. Ok? Allora vi auguro buon pranzo e poi ci vediamo nel 2. Adesso.